oltre 700 multe per eccesso di velocità e tanti automobilisti arrabbiati. Questo è il bilancio a fine estate del lavoro svolto dal tutor, che dal 14 agosto scorso è stato posizionato tra Fano e Pesaro, nei pressi del ristorante Tipo, ex Dalla Crista, con l'obiettivo di monitorare la velocità in un tratto di strada così affollato da bagnanti e turisti nel periodo estivo e di limitare gli incidenti. Il limite di velocità dei 50 km/h imposto, però, non soddisfa gli automobilisti, i quali spesso, dovendosi recare in una delle due città per lavoro o motivi personali, imboccano la statale 16 e tornano a casa con il portafoglio più leggero. Le sanzioni salate, che sono scattate, talvolta accompagnate dalla sottrazione di punti alla patente, hanno generato opinioni controverse tra i cittadini. Siccome lì c'è l'obbligo di andare a una velocità molto moderata, sono arrivate tantissime multe, tra cui anche a me, perché pare che abbia superato il limite di velocità. Ma come si può andare a 30-40 all'ora su una strada percorsa, molto percorsa, cioè c'è molto traffico, quindi è inevitabile che si fanno delle code. Quindi, e queste multe andrebbero tolte, perché non esiste sull'Adriatica che ci sia una velocità così ridotta. Assolutamente, anche perché c'è la possibilità di fare il sorpasso in quanto c'è una linea tratteggiata, però se fai il sorpasso superi quella velocità e di conseguenza sei multato. Quindi questa è una cosa da far presente realmente. Pensa che potrebbe ridurre il rischio di incidenti? Secondo me è troppo basso e il fatto poi che uno vede il tutor, cioè che chi non lo sa, almeno per chi non lo sa, frena, quindi magari dietro c'è gente che cammina parecchio, quindi non so, secondo me può fare degli incidenti. Secondo me è esagerata sia il limite dei 50, che secondo me è inattuabile, e comunque non... Io molto spesso l'ho rispettato poco, quindi personalmente non lo trovo utile. Ho dovuto rallentare più volte per ricordarmi il limite. È una strada molto lunga, dritta e libera che i 50 non sono fattibili. Per andare al mare e le dirò che in molte occasioni mi sono trovato in difficoltà, perché specialmente quando magari sei costretto a parcheggiare dalla parte opposta, per passare è un'impresa. C'è questa realtà anche, diciamo, turistica e tutto sommato anche di lavoro per la zona, forse potrebbe essere tollerabile. La promessa di alzare il limite a 70 km/h nel periodo invernale, inoltre, sembra a tutti una buona soluzione. Pensano di alzare il limite ai 70 durante il periodo invernale, è una cosa opportuna? Opportunissima. Località di mare sono chiuse, ci sta, può andare bene. Da giugno fino a metà settembre andrebbe bene 50 km. Da metà settembre in poi, fino a giugno, secondo me i 70 km si potrebbe fare. È comunque un modo di dire andate piano, molto semplicemente, ma hanno messo i cartelli, i limiti. È chiaro che 50 speriamo che lo alzano, perché sennò diventa solo per far cassa.